Midor, detergenti e igiene ovunque. Oltre al prodotto, c'è di più. Competenza, servizio, puntualità. Scegli Midor. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino a Urbino. Per info 0722 362635. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. È nato 14 anni fa a Mercatello come una scommessa e come un'idea di poter portare un progetto culturale, un progetto artistico rilevante in una zona sicuramente del territorio di confine della nostra provincia. Quello che si apre domani sera, come ricordava il sindaco poco fa, è un festival a cui ho pensato di dare un'idea, quella di un caleidoscopio di emozioni, un caleidoscopio musicale. E l'idea proprio come è questa, è come la luce entra nel caleidoscopio e crea diverse e imprevedibili forme e suggestioni. La musica e il suono di quello che ascolteremo, dei vari generi musicali, dei vari concerti, potrà entrare nell'anima e nella mente degli spettatori e creare degli orizzonti e degli spazi sonori nuovi e interessanti. È una stagione ricca di appuntamenti, 8 appuntamenti. Musica e Musica 2019, 8 date per il Mercatello sul Metauro, si anima di musica ma non solo, un caleidoscopio. Sì, sono 8 date che partono da luglio, dalla fine di luglio fino all'ultima data, il 14 di settembre. Sono 8 date importanti che fanno conoscere Mercatello a livello turistico in tutto l'entroterra. E siamo molto orgogliosi di essere arrivati alla 14esima edizione e speriamo che vada avanti queste collaborazioni importanti con la Rossini e con Urbino Play Jazz Around e anche e soprattutto con Isola del Piano, il comune Isola del Piano. E Mercatello è uno dei borghi più belli d'Italia, la bellezza vive due volte perché sarà palcoscenico di questi spettacoli, di questi concerti. Sì, uno dei borghi più belli d'Italia dall'anno scorso e dal 2002 bandiera arancione del Touring Club. Siamo orgogliosi, la certificazione per noi è importante, abbiamo preso questo filone e speriamo che questo ci porti anche a visitare Mercatello e a conoscere Mercatello. 14 anni di musica, 14 anni di cultura, Mercatello sul Metauro con Musica e Musica e la regione è sempre vicina con i patrocini. Beh, la regione è sempre attenta ad iniziative culturali come questa perché valorizzano il territorio. Noi abbiamo un territorio straordinariamente bello, ricco di tantissime opportunità, tra cui quelle culturali. E ovviamente un progetto culturale come questo, basato sulla musica, musica di qualità, di altissimo profilo, è un modo per attrarre turisti e non solo turisti a Mercatello e sul territorio ed è anche un modo per dare l'opportunità di visitare le bellezze che il territorio è in grado di offrire. Quindi la qualità insieme all'ambiente, al territorio, a questi palcoscenici naturali che sono di straordinaria bellezza. La regione ovviamente crede nella cultura e quando siamo in grado di proporre la bellezza del territorio insieme ad eventi culturali di qualità, ovviamente la regione non può che dire bravi agli organizzatori, al comune, alla Proloco, al direttore artistico in grado di mettere in campo un programma per questa stagione, la 14esima stagione, un programma di altissimo profilo. Quindi qualità e bellezza sono secondo me la carta vincente sia per la cultura che per il turismo.